Dottore, la menopausa è un argomento di cui molte donne mi fanno molte domande. Ci può dare una qualche delucidazione sulla menopausa? Sì, allora qual è il concetto fondamentale? Abbiamo affrontato praticamente quelli che sono i problemi riguardanti, diciamo, gli ormoni praticamente in gravidanza e abbiamo visto praticamente che gli estrogeni rappresentano quelli che sono gli ormoni tipicamente femminili e rappresentano gli ormoni del benessere femminile svolgendo quell'azione produttiva anti di protezione vascolare e antitumorale e soprattutto che danno la bellezza, il benessere, la distribuzione del grasso corporeo caratterizzando i caratteri sessuali secondari di una donna che la fanno diventare diciamo l'elemento di attenzione dell'uomo e quindi perché? Perché poi gli estrogeni sono quelli che determinano lo sviluppo dell'apparato genitale femminile, che permettono l'effetto follicolo stimolante, cioè la maturazione delle uova all'interno praticamente dell'ovaio per produrre quell'uovo pronto per essere fecondato attraverso il follicolo di Van der Graaf, pronto per essere immesso nell'infundibolo della tromba dove incontrerà lo spermatozoo per dare vita praticamente allo zigote, alla nuova forma di vita, al concepimento. Poi, inoltre, praticamente gli ormoni, oltre a essere prodotti ed essere importanti per l'apparato genitale direttamente all'interno dell'ovaio, vengono però prodotti in un altro organo che è il surrene. E questo surrene, lo vedremo, ne parleremo, è quella ghiandola praticamente che entra in funzione in maniera importante nel periodo della menopausa, ma alla quale dobbiamo porre estrema attenzione perché gli estrogeni non è soltanto rappresentato dall'estradiolo, l'ormone femminile per eccellenza, ma da altri due ormoni, l'estrone e l'estriolo. Mentre l'estradiolo è stato sempre considerato l'ormone più importante, l'estrone è stato ampiamente sottovalutato e soprattutto nel periodo praticamente della vita fertile della donna non assume un'importanza così determinante come invece lo comincia a assumere il periodo della menopausa e anticipo subito proprio il surrene produce due tipi di estrone. Uno buono potremmo dire e uno cattivo, in più c'è l'estriolo che è 80 volte meno potente dell'estradiolo, ma diventa importantissimo per sostenere una gravidanza e oggi si è vista anche la sua importanza per prevenire il cancro della mammella. Diciamo subito un episodio molto importante, cioè delle gravidanze multiple a cui va incontro praticamente una donna, quindi una donna che però fa tanti figli, di solito non va incontro all'affezione del cancro del seno, non rischia il cancro del seno. Perché? Perché la donna in gravidanza produce quantità esagerata di questo ormone, che normalmente è bassissima la sua percentuale, bassissima la sua attività, senza essere considerato importante rispetto all'estriolo che la fa da padrone, l'estradiolo che la fa da padrone, l'estriolo praticamente diventa importante in gravidanza e guarda caso, l'estriolo è quello che praticamente è importante per prevenire il cancro della mammella. Quindi le donne che hanno avuto tante gravidanze di solito sono meno soggette, al di là della predisposizione genetica, al rischio del cancro della mammella. E incominciamo a vedere quanto sia importante avere questa visione globale, soprattutto quando durante la menopausa un ormone come l'estradiolo incomincia praticamente ad abbassare i suoi livelli. E allora è proprio il calo degli estrogeni che praticamente ci incomincia a preoccupare con la gravidanza, con la menopausa. Però non ci preoccupa solo il calo degli estrogeni, ma il fatto che il calo degli estrogeni è preceduto dal calo del progesterone. Mentre nella donna possono restare normali sia gli androgeni, che sono praticamente poi quegli effetti vascolarizzanti, o addirittura possono praticamente aumentare, esponendo così la donna ad una serie di problemi, diciamo, importanti. E la caduta dell'estradiolo, in particolar modo, si rivela dalle analisi sanguigne, quelle che ci fa fare il ginecologo. Praticamente si nota un aumento delle gonadotropine ipofisarie, FSH, l'ormone follicolo stimolante, e l'LH, l'ormone luteinizzante. L'aumento di queste due gonadotropine
a livello ipofisario, nel presente nel sangue, sono un indicatore chiaro, come accade per la tiroide, aumenta il TSH perché la tiroide non sta funzionando bene e allora c'è un maggior stimolo ipofisario per stimolare l'ovaio a funzionare allo stesso modo, la tiroide nel caso del TSH, allo stesso modo le gonadotropine ipofisarie vengono prodotte in quantità maggiore, noi le troviamo come indicatore dell'inizio della menopausa, del fatto di essere entrata in menopausa, perché praticamente questi livelli salgono in modo verso significativo. E di solito questo quando accade? Se la premenopausa accade intorno ai 45 anni e dura 10 anni per terminare a 55 anni, proprio verso i 50 anni incomincia a aversi un appiattimento di tutti quanti gli ormoni sessuali fino alla loro scomparsa definitiva, che rappresenta praticamente la vera e propria, diciamo, comparsa della sintomatologia tipica praticamente della menopausa. Per cui, diciamo, proprio per la comparsa dei sintomi che avvengono con la menopausa possiamo definire che l'estradiolo è un ormone prettamente buono, visto tutti gli effetti benefici praticamente che fa praticamente sulla donna, e la fa stare bene. Una donna estrogenica, una donna che sta bene. Dov'è che nasce il problema con gli estrogeni? Quando abbiamo un eccesso di produzione praticamente estrogenica. E chi sono le donne che producono troppi estrogeni? Quelle che riescono a produrre i propri estrogeni al di fuori, questi estrogeni al di fuori praticamente dell'ovaio. Quindi una donna che ha le ovaie che gli scoppiano di salute è una donna in salute. Però se questa donna è anche grassa, il grasso, il sovrappeso, siccome nel grasso c'è un enzima chiamato aromatasi, questo è in grado, il grasso stesso, di produrre estradiolo, questo praticamente può portare una donna in una condizione praticamente di iperestrogenismo, di dominanza estrogenica, portando praticamente ad un'alterazione di quello che è il bilancio importante che noi dobbiamo avere fra gli estrogeni ed il progesterone. Ancora, se abbiamo un intestino, un microbiota intestinale che non va bene, una donna praticamente che ha un microbiota intestinale, che abbiamo già parlato, si chiama estroboloma, questa donna che cosa va incontro? Va incontro al fatto che la sua flora batterica, che diventa una flora nemica, disbiotica, è in grado di staccare dall'estrogeno l'acido glucuronico, ridare estrogeno libero che rientra in circolo e va nel circolo sanguigno, innalzando i livelli di estrogeni, creando la dominanza estrogenica, facendo accumulare grasso e portando la donna a rischio maggiore praticamente di calcolo e di rischio di cancro della mammella. Per cui quello che noi dobbiamo avere chiaro è il corretto bilancio, fra quello che è il rapporto fra gli estrogeni e il progesterone, per evitare quei tremendi effetti collaterali e quei fenomeni degenerativi che possono colpire in modo degenerativo, tumorale, l'utero e il seno, come abbiamo appena detto. E dove, in quali donne si manifesta questa situazione di particolare condizione, diciamo, di aumento dello stress, cioè questo aumento degli estrogeni? Quando c'è una condizione di stress, quando le donne, l'abbiamo detto, sono obese, quando le donne hanno assunto, soprattutto nella fase della premenopausa, delle pillole, i famosi progestinici, che oggi si usano sempre meno, se avremo il tempo ne parleremo. I progestinici sono quelle sostanze di derivazione chimica troppo potenti che ormai non si devono usare più, ormai anche i ginecologi di vecchia concezione tendono ad andare verso il progesterone naturale, e soprattutto si incomincia a parlare di somministrazione transcutanea o a transvaginale. Qual è l'obiettivo? È quello di evitare, soprattutto in particolar modo per gli estrogeni, quell'assunzione orale che porta praticamente alla necessità, per l'incapacità del corpo di trasformarlo in qualche altra cosa, devono essere per forza, diciamo, disattivati a livello epatico, con il rischio poi che incontri in quella donna un estrogeno assunto per via orale, praticamente un'azione praticamente sull'intestino, ritornando a essere un estrogeno libero attraverso l'estroboloma. E quindi praticamente ormai gli estrogeni per via orale devono essere sempre più ridotti, e soprattutto dobbiamo ricordare sempre meno progestinici e sempre più progesterone naturale, per evitare tutti quanti quelli che sono gli effetti negativi, soprattutto praticamente che possono comparire una donna. Perché quali sono i primi segnali tipici di un eccesso di estrogeni, che in realtà si
In pratica si manifestano come una diminuzione del progesterone, una carenza di progesterone. E le andiamo a leggere con calma, perché ricordarseli tutti diventa difficile, perché praticamente è una quantità enorme di questi segnali. Il nervosismo, gli sbalzi di umore, l'insonnia, la cefalea o addirittura l'emicrania, il gonfiore, la tensione al seno, la ritenzione idrica, la cellulite, il gonfiore, la tensione addominale. L'aumento del grasso addominale, il tipico segnale che colpisce molte donne che ti dicono: dottore, io ho sempre avuto un punto vita invidiabile, il famoso punto da ape, da vespa, insomma, non ricordo adesso qual era quella della nostra la Sofia Loren, il famoso 90-60-90, incomincia ad esserci quell'aumento del grasso addominale con aumento del sovrappeso, per cui ci contattano molte donne con il problema: dottore, sto ingrassando oppure ho difficoltà a dimagrire. Poi scopriamo casomai che sbagliano la dieta, introducono casomai elementi come il cognac che dice: no, ma è un bassissimo indice glicemico, però poi c'è una fibra che praticamente una volta cotta casomai diventa diciamo fruibile, oppure prendono alimenti come lo yogurt o come i latticini che possono contenere componenti di lattosio troppo alte e quindi essere praticamente poco indicati per il dimagrimento. Oppure le donne incominciano ad avere l'insufficienza venosa con la comparsa dei capillari, possono incominciare a comparire mestruazioni abbondanti legate talvolta a quella che è l'iperplasia dell'endometrio. Quindi quando una donna si presenta da noi, per noi medici, una problematica endometriosica, dell'endometrio, il primo pensiero deve essere: ma non è che siamo di fronte a una donna con una dominanza estrogenica, con un eccesso di estrogeni e quindi una relativa carenza di progesterone, quel progesterone che abbiamo detto e ne parleremo poi in un capitolo a parte, se no diventa troppo lungo e noioso, praticamente è l'ormone protettore per il cancro, il protettore contro l'azione degli estrogeni, cioè il bilanciamento fra estrogeno e progesterone, la donna è in perfetta salute, è protetta dal cancro dell'utero e dell'ovaio. Se si abbassa il progesterone e aumentano gli estrogeni, la donna potrebbe andare incontro a iperplasia dell'endometrio con emorragie uterine, con formazioni di fibromi uterini. Quindi quei fibromi uterini dobbiamo incominciarli a capire, possono non altro essere che un problema legato strettamente a un eccesso estrogenico, come la comparsa delle cisti del seno, cisti mammarie, o addirittura l'ovaio policistico. L'ovaio policistico poi è una tipica sindrome da insulinoresistenza. Quindi mi pare di avervi detto che molte di quelle patologie che una donna è affetta e si rivolge al ginecologo possono essere legate a un eccesso praticamente di estrogeni, e questo eccesso di estrogeni accompagnato da una carenza di progesterone potrebbe essere la causa. Allora dobbiamo capire se siamo di fronte a un eccesso di estrogeni, noi ginecologi, o se siamo di fronte a una carenza di progesterone. Se siamo di fronte a una carenza di progesterone, tutto dare meno che un progestinico sintetico, dare del progesterone naturale, casomai per via transecutanea. E se dobbiamo praticamente abbiamo un eccesso di estrogeni, il primo segnale da guardare è la capacità del fegato di eliminare questi estrogeni, sì, no, la salute epatica e la salute dell'intestino. Non abbiamo un estroboloma all'interno del nostro intestino in grado di rigenerare quegli estrogeni e impedire l'abbassamento dei livelli epatici di estrogeni. Abbiamo trovato la diagnosi e le indicazioni diagnostiche e abbiamo possibile, troviamo così anche la terapia. E quindi praticamente ricordiamo che il modo migliore per somministrare l'estrogeno è in forma bioidentica transcutanea in dosi fisiologiche, monitorandone sempre i livelli epatici e eventualmente associandolo al progesterone naturale, così che l'estrogeno, una volta per contrastare la menopausa e soprattutto per contrastare tutti questi sintomi della menopausa della donna, deve essere sempre in perfetto equilibrio con il progesterone naturale. E quindi lo ripetiamo, bisogna evitare assolutamente quella somministrazione orale, in quanto praticamente l'ormone che viene metabolizzato dal fegato potrebbe dare notevoli ripercussioni negative su quello che è il profilo lipidico, sull'aumento della pressione arteriosa, sui fattori della coagulazione del sangue. Ecco perché molte donne adesso con il Covid si preoccupano di dire: ma io prendo la pillola, dottore, e posso andare a fare il vaccino? Il ginecologo mi ha detto forse che non c'è problema, l'altro invece mi ha detto di
interromperla. Il mio medico di base dice sì, quell'altro dice no. Che cosa devo fare? Qual è la scelta migliore? Assolutamente andrebbe interrotta preventivamente in previsione praticamente inoculazione praticamente del vaccino, perché un'eventuale assunzione di estrogeni in eccesso, che casomai ha dato già manifestazioni sintomatiche, li ricordiamo, di nervosismo, sbalzi di umore, cefalea, migrania, gonfiore, tensione al seno, ritenzione idrica sulle gambe, soprattutto sulle mani, cellulite, eccetera, quella donna praticamente deve necessariamente interrompere l'assunzione praticamente della pillola anticoncezionale. Inoltre l'alterazione si valuta sugli enzimi epatici, cioè quando è che un endocrinologo, un ginecologo, un medico di base dice ad una donna, così come un andrologo dice a una persona che assume testosterone che deve interrompere praticamente l'assunzione degli ormoni oppure che stanno esagerando, quando c'è un'alterazione della funzionalità epatica, lo stesso che accade quando assumete le statine, perché le statine derivano praticamente come aflatossine, come micotossine dai funghi, le prime forme. Così anche gli estrogeni, gli xenoestrogeni in natura dei legumi e dei cereali, l'abbiamo parlato, sono degli xenoestrogeni, funzionano come delle micotossine, per cui noi dobbiamo capire che le micotossine intossicano il fegato, che è quello che è il vero filtro del sangue, come entrano nel sangue, arrivano a livello epatico e devono essere eliminate. E così funzionano anche gli estrogeni, soprattutto quegli estrogeni praticamente che sono pericolosi. Però purtroppo, e quindi noi andiamo a vedere le transaminasi e andiamo a vedere praticamente il valore dell'HDL, che sono fattori indicatori praticamente dell'alterazione del profilo lipidico ematico come della funzionalità epatica, e che c'è un danno epatico da maggior ricambio. E tutte queste condizioni di iperestrogenismo, soprattutto se prendete la pillola per via orale, gli estrogeni per via orale, e soprattutto non sono estrogeni naturali, rischiate praticamente quelli che è la formazione dei calcoli della cistifellea. Quindi diciamo è importante andare a somministrare eventuali estrogeni per via transcutanea, quelli naturali, perché solo quelli naturali sono in grado di migliorare l'attività della melatonina, quindi avere un effetto rigiovanente e far dormire bene la signora eliminando il nervosismo, migliorano la sensibilità all'insulina, migliorano l'attività dell'ormone della crescita, evitando così l'accumulo di grasso, e in parte contrasta l'azione del progesterone, azioni negative che potrebbe dare un progesterone e il testosterone nella donna. Per questo motivo è molto importante praticamente andare sempre a monitorare i livelli plasmatici quando noi eseguiamo terapie sostitutive durante il periodo della menopausa, praticamente con gli estrogeni, in particolar modo con l'estradiolo. E quindi diventa importante capire ancora non solo il rapporto che gli estrogeni, in particolar modo l'estradiolo, ha con il progesterone e con il testosterone, ma dobbiamo capire, e questo è molto importante, soprattutto in menopausa, perché fino alla menopausa diventa meno importante, di capire il rapporto che questo assume con l'estradiolo assume con gli altri due estrogeni, l'estrone e l'estriolo. L'estradiolo, il rapporto prende con l'estrone e l'estriolo, che sono gli altri due estrogeni che produce praticamente il corpo della donna in menopausa. Perché in menopausa, l'abbiamo detto aprendo questa chiacchierata, in menopausa cosa accade alla donna? Accade che il surrene incomincia a vicariare la scarsa funzionalità delle ovaie, scarsa funzionalità delle ovaie che l'ipofisi ha cercato di tenere attiva producendo le gonadotropine, follicolo stimolante e luteinizzante LH, per mantenere attivo l'ovaio. L'ovaio non ce la fa più, non c'è più, si atrofizza a quel punto perché perde la sua funzione praticamente di far maturare gli ovociti e quindi di sostenere un'eventuale gravidanza, e quindi il progesterone e il corpo luteo, cadono entrambi, estradiolo e progesterone. Ecco il surrene che arriva lì ed è l'ormone, è la ghiandola, il surrene, dovete capirlo tutti. E questa è una nota che mi pare sia importante da capire, è la ghiandola della sopravvivenza. Gli vogliamo dare un nome ben definito a questi 8-10 grammi di ghiandola surrenalica? 8-10 grammi, che svolgono una funzione importantissima, producono mineralcorticoidi, glucocorticoidi, androgeni praticamente sessuali, estrone praticamente, quindi ormoni sessuali, e in più nella parte midullare adrenalina e noradrenalina, che formano attacco e fuga. E qui lo sapevamo che è la sopravvivenza, ma diventa la sopravvivenza
incontinenza anche in corso di menopausa perché incomincia a produrre praticamente l'estrone. Però l'estrone purtroppo può essere considerato come l'ormone cattivo, in realtà però non è l'ormone cattivo praticamente per una donna, perché c'è un estrone cattivo che viene prodotto praticamente in un certo modo e l'estrone è buono e c'è l'estrone che è cattivo e l'estrone è buono. C'è il buono e il cattivo, i diestroni. Qui abbiamo due estroni. E come viene prodotto praticamente a seguito della diminuzione da parte dell'ovaio e dell'estradiolo? Praticamente i surreni incominciano a produrre innanzitutto androstene dione. Da che cosa? Dal DHEA, il deidrossiepiandrostenone, producono l'androstene dione. Questo androstene dione viene convertito praticamente dove? Non nel surrene, ma viene convertito a livello del tessuto adiposo, a livello del tessuto adiposo. Allora, capiamo bene. La donna va in menopausa, le sue ovaie si atrofizzano, il surrene entra in funzione, la ghiandola di sopravvivenza, e questo ormai l'abbiamo capito, se nessuno ve l'ha insegnato, ve lo insegno io da oggi, è la ghiandola di sopravvivenza. Il surrene cosa fa? Incomincia a produrre in più, che cosa? L'androstene dione a partire dal DHEA, di idrossiepiandrostenone, e praticamente l'androstene dione, lo scioglio di lingua, e praticamente viene messo in circolo. E dove viene attivato l'androstene dione? È trasformato in estrone, viene convertito in estrone a livello del tessuto adiposo. Udite, udite, viene trasformato a livello del tessuto adiposo. Per cui ragazze giovani, che praticamente sono in sovrappeso, rischiano di più una condizione di irsutismo rispetto praticamente ad una donna praticamente che è in normo peso. E questo estrogeno è segreto in minore quantità in epoca ovviamente fertile praticamente da parte dell'ovaio, del tessuto adiposo, dal fegato dei surreni. E nelle ovaie, quando viene prodotto l'androstene dione, viene immediatamente trasformato in estradiolo. Invece, della donna in menopausa, dove l'ovaio non funziona più, l'estrone prodotto all'interno dell'ovaio che non, tra l'altro non funziona più, non può essere convertito in estradiolo, ma nel grasso viene convertito in estrone. E quindi nella postmenopausa, una volta che si è entrati proprio in menopausa e si è atrofizzato l'ovaio, possiamo dire che l'estrone, che viene prodotto con il precursore a livello praticamente del surrene e viene poi trasformato in estrone all'interno del tessuto adiposo, diventa l'estrogeno principale che può arrivare in una donna fino all'80% del suo ormone femminile circolante, in quanto le ovaie ormai atrofiche non possono più trasformarlo in estradiolo. E quindi ci sono due forme praticamente di estrone. Una che viene prodotta soprattutto nel fegato, ed è quella buona, perché il fegato praticamente ci aiuta, il fegato ci sostiene, tutto quello che fa il fegato è a scopo anche lui di sopravvivenza e di aiuto e di benessere. Quindi chiamerei il fegato la ghiandola del benessere, non della sopravvivenza. E che cosa fa? Quando gli arriva l'estrone da parte della cellula adipose, lui lo trasforma in due idrossiestrone, che possiede effetti protettivi sul rischio di incidenza del tumore al seno, perché una donna dopo la menopausa rischia il tumore al seno ancor più e ancora praticamente come una donna del periodo fertile. E in più c'è invece il 416 idrossiestrone, quindi il 2 idrossiestrone viene prodotto nel fegato ed è l'estrone buono, protettivo. Il 416 idrossiestrone invece viene prodotto a livello delle cellule adipose, che sono considerate pericolosissime per la salute del seno e dell'utero, potendo causare anche modificazioni e danni al DNA, favorendo così il cancro, ma soprattutto favorendo che cosa? I processi infiammatori e tromboembolici. Quindi una donna in sovrappeso che è in menopausa, prima di farsi il vaccino dovrebbe dimagrire. Perché? Perché riducendo la quantità di grasso riduce la trasformazione dell'androstene dione prodotto dal DHEA a livello del surrene, una volta circolante arriva al suo grasso e viene trasformato in quantità importante in 416 idrossi estrone, che è quello che predispone, addirittura creando danni al DNA, praticamente al rischio di tumore all'ovaio e al seno, scusate, e all'utero. E quindi più si è grassa, più si produce estrone cattivo e conseguentemente aumenta il rischio di cancro al seno all'utero. Quindi sappiamo oggi che le donne che
producono principalmente il primo tipo di estrone, quello buono, a livello epatico, un fegato perfettamente funzionante, e ecco l'importanza della curcumina, degli omega 3, di un'azione disintossicante sul fegato, e producono i due grossi estrone. Sono le donne che più difficilmente vanno incontro praticamente al cancro del seno e della mammella e quindi alle patologie tumorali. Mentre quelle praticamente che producono più 4-16 idrossiestrone vanno incontro praticamente al rischio di cancro. E quale potrebbe essere il rapporto ottimale andandolo a misurare nel sangue? Il rapporto fra il 2-idrossiestrone e il 4-16 estrone dovrebbe essere 2 a 1, quindi dobbiamo avere 2 volte la quantità dell'estrone cattivo all'interno del nostro sangue. Per cui è di fondamentale importanza che il medico di base, che il ginecologo, che l'endocrinologo indirizzino le loro pazienti entrate in postmenopausa, specialmente se sono pazienti che hanno avuto squilibri ormonali, che sanno già di aver avuto problematiche, che hanno l'HDL del ciclo mestruale, che hanno HDL basso, eccetera, eccetera, che hanno sofferto di cisti ovari, di ovaio policistico o di altri sintomi praticamente da carenza praticamente di ormoni e di eccesso o di dominanza estrogenica, di eccesso di estrogeni, devono praticamente queste donne e diciamo andare a misurare i loro praticamente livelli ormonali. E chiudo con una chicca bellissima che spero possa essere interessante a tutti, perché poi dopo una chiacchierata che ho avuto la pazienza di ascoltare tutte le nostre dissertazioni, oggi esistono alcune sostanze vegetali molto importanti presenti all'interno dei vegetali, in particolar modo dei cavoli e dei broccoli. Ripeto, dei cavoli e del broccoli. Parliamo del DIM e del I3C, che sono due sostanze presenti all'interno dei cavoli e dei broccoli, che sono in grado di modulare il metabolismo degli estrogeni, indirizzandolo perché l'estrone è un estrogeno, indirizzandolo verso la produzione dei metaboliti buoni, cioè di quelli che praticamente produce il fegato. Quindi parliamo del 2-idrossiestrone anziché il 4-16-estrone, rendendo così meno pericoloso il rischio praticamente di una patologia. Mi fermo qui e a un prossimo incontro parleremo e partiremo a parlare dell'importanza sempre produttiva di quell'ormone femminile che poco se ne è parlato in passato, che era l'estriolo. L'estriolo praticamente, rispetto all'estradiolo, l'estriolo è un ormone che viene prodotto in pochissima quantità in una donna nel periodo fertile lontano da una gravidanza, che assume però un'importanza significativa quando c'è il calo dell'estradiolo. Quindi donne, immaginatevi, il vostro ormone principale è l'ormone estradiolo, il fatto di essere donna, come nell'uomo il testosterone, però abbiamo anche un surrene che produce l'androstenedione che può diventare estrone se voi incominciate a ingrassare, anche cattivo. E soprattutto nella menopausa diventa importante, e poi avete l'estriolo che vi serve praticamente ad avere un'azione protettiva durante la gravidanza, ma l'abbiamo già accennato a un'azione protettiva sul seno, così come l'ha il 2-idrossiestrone. Con questo vi ringrazio, e come lo ha lo stesso progesterone di cui ne parleremo, rinviandovi ad un prossimo incontro.